L'obiettivo qual è? Quello di non arrivare ai penultimi, no? Immagino. No, l'obiettivo è di vincere e per non arrivare ai penultimi. No, abbiamo giocato molto, forse il nostro miglior partito combattativo contro il Cardiff 2 settimane fa, era una gran passo avanti dal punto di vista del Turino e cerchiamo di finire con questo, la nostra testa, finire questo anno bene. Per noi è un altro, sicuramente un'altra partita di dimostrare cosa abbiamo imparato quest'anno e anche per capire quanto lavoro dobbiamo ancora fare e cosa dobbiamo fare ancora con l'obiettivo prossimo anno. Questo è solo l'ultima partita dal primo tempo da una gran partita e per quello il nostro obiettivo non ha cambiato assolutamente. Vogliamo creare un'altra sorpresa come all'inizio dell'anno, come l'obiettivo era all'inizio dell'anno e soprattutto per tutto il lavoro fatto cerchiamo di finire, è importante di entrare anche in prestazione con un risultato positivo. È l'ultima partita del primo tempo, hai detto, cioè tu dici che questa stagione deve avere una continuità nella seconda? Sicuramente, no, quello ho detto all'inizio, il primo 2 anni sarà come una gran partita con 2 tempi. Il primo tempo dobbiamo valutare quanto bene giochiamo noi, dove manchiamo e adesso dobbiamo nel secondo tempo da questa partita aumentare la nostra capacità. Quindi cosa chiede allora a quest'ultima partita? Una prova anche di carattere? No? Sì, ovviamente vogliamo segnare mete. Quest'anno abbiamo non riuscito a segnare più 4 mete in una partita e cerchiamo, ovviamente questo sarà un obiettivo, ma il primo obiettivo è rimanere e vincere la partita, brutto o male vincere, e poi ovviamente abbiamo l'idea di segnare più mete possibile e non subire le mete. Loro sono una squadra che sanno segnare, che per quello il nostro impegno in difesa sa che deve essere molto alto. Però questo Edinburgh, che squadra ti aspetti qui? No, loro sono una squadra che sta salutando il secondo allenatore quest'anno. È la sua ultima partita. Per quello sarà un po' l'emozione. Loro hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. Ovviamente ha incrementato il loro gioco battendo i Dragons, e Ospreys in casa. Per quello sarà una squadra, una buona squadra, un buon gruppo di giocatori, sicuramente la squadra più forte tra le due scozzesi. E la scozzese più forte? Sì. E poi portano tanta esperienza, hanno cambiato solo 3 giocatori dall'ultima partita. E sicuramente vogliono finire anche loro stazione con su una punta 8. Poco squadra è venuta qua quest'anno per battere noi e sicuramente sarà un obiettivo per loro. Doveste arrivare, diciamo, terz'ultimi, quindi con una straniera alle spalle. Il bilancio sarà positivo, credo. Sì, ovviamente tanto può succedere ancora. Se noi vinciamo con 4 mete possiamo avere ancora, possiamo arrivare anche 9. Questo per quello sì. Non ho mai guardato quest'anno questo è solo informativo. Essendo l'ultima. Sì, per me non ha cambiato niente dall'inizio, non abbiamo mai guardato le tabelline e non cominciamo a guardare adesso. Per quello io cerco da miei ragazzi di placare. O di dimostrare l'ultimo mettere in contatto il loro impegno, il loro orgoglio, grinta e tutte le lezioni, tutte le tecniche loro hanno imparato. Voglio vedere domani. Non c'è freni, non c'è altra pressione, cerchiamo solo di divertire e giocare al nostro massimo dove siamo adesso.
Ci saranno tanti, beh, siamo alla vigilia, no, del trofeo Topolino, queste cose qui, insomma, c'è un'aria di festa, no, sabato, domenica, ci saranno anche squadre e ragazzine. Cosa volete dimostrare a questi bambini, insomma, che verranno a vedere la partita? Ma sicuramente dimostrare che noi a questo livello ci possiamo stare e quindi offrire una gran partita emozionante anche per loro, una partita che cercheremo di fare nostra. Però soprattutto noi in settimana ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto che da dimostrare soprattutto c'è a noi stessi, perché vogliamo concludere in maniera positiva questa stagione, anche perché sarà l'ultima partita, abbiamo percorso l'ultima settimana insieme di allenamenti, dopodiché per ritrovarci tutti quanti dovremo aspettare ottobre, novembre, insomma. E per cui soprattutto per il rispetto di noi stessi dobbiamo farlo. Per l'amicizia che ci lega dobbiamo concludere nella maniera più positiva possibile e per cui passa attraverso sicuramente una grande prestazione e una vittoria. Questo è importantissimo per noi perché con quest'ultima partita dopo si passerà, diciamo, un'estate più tranquilla e ci si ritroverà dopo i mondiali tutti insieme, tutto il gruppo in maniera più positiva. Allora, tecnicamente parlando, questo è un pacchetto di mischia a seconda linea, poi ecco, i tuoi avversari... No, ma in generale è una buona squadra, una squadra che sicuramente abbiamo visto a video sa finalizzare le proprie azioni, in questo su tutti c'è Tim Visser che la fa insomma da padrone, per cui bisognerà stare molto attenti e quando avranno loro in mano il gioco con il pallone dovremo saper placcare in maniera dura e decisiva se vogliamo fermarli subito, però è una squadra come tutte le altre che può subire il nostro gioco e se noi giochiamo bene sicuramente li metteremo in difficoltà. Per quanto riguarda il pacchetto di mischia non dico di essere tranquillo perché abbiamo sì, secondo me tra gli avanti insomma più positivi del torneo. Comunque insomma ci sarà una bella sfida e cercheremo di vincerla noi. No, penso Massimo Petita che è il loro secondo allenatore, sa, questa è la nostra forza, sicuramente hanno lavorato tanto su di quello, così aspettiamo una battaglia. Chi è il secondo allenatore su? Cutitta. Massimo. Sì. E quindi li conosci bene. Vabbè, però, voglio dire, loro non hanno interesse di classifica, no? Playoff, però non per questo verranno qui tranquilli. No? Come ti ho detto, hanno gente che smettono, c'è 3-4 che vanno via, e da secondo allenatore da quest'anno chi lascia loro, magari così sarà la prima emozione. E quindi per la formazione non l'ho ancora vista. Ci sono dei cambi, sì, ma... Sì, penso... c'è un po' di cambi. Beh, Botestone, no? Botestone non ha giocato tanto, è buono di avere lui disponibile dopo un infortunio o una sfortuna così grande. Mm-hmm. E avanti c'è Grandini, ovviamente, sì, poi... Cittadini, sì, pare che... Sì, ha giocato anche se non sono fermato, sì. Al scorso... E McLean estremo. McLean, sì, sì. Quindi, la migliore formazione che poi... Sì, ovviamente c'era un piano per ogni cosa quest'anno e continuiamo così. Penso che tutti chi là meritano di entrare in campo come titolare, per me... Ho avuto 42 giocatori con un carattere, con un work ethic, come si dice, un'etica di lavoro molto alto. Sono veramente molto orgoglioso di finire quest'anno questa partita con tutti pieni di voglia, ancora pieni di grinta e
e questo mi dà tanto piacere. C'è stata una sana competizione interna, diciamo. Sì, sì, ovviamente, cioè, questo è, ma tutti dopo questa partita, o con in preparazione per questa partita, tutti hanno dato una mano e sono stati veramente bravi nel loro comportamento. Ma tutto l'anno non posso dirti quanto incredibile sono state le discipline, ovviamente sono stato veramente 42 professionisti di alto livello e questo dà veramente tanto piacere. Guarda, io posso aggiungere una cosa, io penso che all'interno del gruppo, se Franco avesse scelto un altro 15, cioè non ci sarebbe stato nulla da ridire neanche da noi giocatori, perché rispetto a questo, sì, se avesse messo in campo altre 15 persone nessuno avrebbe fiatato, perché cioè, tutti hanno dimostrato che la maglia la potevano indossare tranquillamente. E avete avuto le vostre opportunità, certo. Sì, penso che all'interno del gruppo nessuno si possa lamentare di non avere occasioni durante la stagione. Quindi, vabbè, dei bilanci avremo tempo qua per farlo, ma prima di questa partita, questa stagione, la prima stagione, tu, la capitana, come affronta quest'ultima partita dopo tutto quello che c'è stato prima? È logico che se uno deve trarre un bilancio è sicuramente positivo, però lascia sempre la mano un po' in bocca certe partite lasciate per strada. Dopo è logico, se non mi viene a chiedere avresti messo la firma per una stagione del genere, l'avremmo messa tutti. Però dobbiamo giocare le partite. Esatto. Però adesso che siamo alla fine della stagione è logico che un po' di rammarico per qualche partita c'è, però lo siamo lo stesso contenti, sì. Tutto il gruppo è contento, insomma. Beh, c'è stato qualche risultato di prestigio, no Franco? Beh. Aver battuto Munster è stata una delle uniche tre squadre, aver battuto Leinster finalista di Coppa Europa. No, detto questo dà piacere, ma c'è ancora tanto da fare. I ragazzi devono ancora credere e spero abbiamo questa chance nel prossimo secondo tempo da questa partita grande. Tu già pensi al secondo tempo allora? Vivo rugby qua. Cioè, no, sicuramente l'estate l'intervallo, poi ricominciamo. No, l'estate noi dopo questa partita due settimane stop, poi ricominciamo in preparazione. Dobbiamo tenere la parte fisica, abbiamo lavorato ormai un anno per avere e quest'anno non possiamo volare, non possiamo ritornare. Per quello ti dico, la mentalità ha cambiato e cerchiamo di cambiare di nuovo. Quando il rugby non è più un sport per 8 mesi l'anno, è un anno intero e si chiede tanto sacrifici, ma chi scegliere questo lavoro e sacrificare poi di più, viene pagato sei in vittoria o in piacere e in divertimento. Rispetto e onore, per quello tutta la bella cosa viene fatta dal lavoro duro, e per quello quando ho deciso di prendere questa responsabilità di essere l'allenatore di questi ragazzi i prossimi 2 anni almeno, soprattutto dovevamo sacrificare tanto e così. Quindi state cercando o acquisendo una mentalità veramente professionista, cioè pensate solo a rugby. Guarda, rugby per tutto l'anno, questo è. Sì. Che prima non c'era questa. No, rugby è diventato professionista, è ancora giovane, diciamo, 15 anni, ero 15, 11 anni, 16 anni, rugby è professionista. Non è come il calcio di altri sport che è per anni, sono più. Sì. Giocatori, 90% dei giocatori che giocano a rugby per piacere, insomma, e deve essere così, ma c'è anche un modo da fare, una etica di lavoro che deve mantenere tutto che non penso era così conosciuto in Italia, e penso questo sarà una lezione loro anche imparato i giocatori quest'anno. Se noi parliamo di sacrificare, di rimanere professionismo, cosa tu mangi, bevi, vivere, è una certa parte della tua vita deve sacrificare per avere un loro hanno capito, i miei atleti hanno fisicamente cambiato tantissimo, i giocatori
anche mentale, adesso ovviamente già ho cambiato tanto mentalmente, ma c'è ancora tanto su quello strada da fare. Ma... No, Tonio, il componente divertimento è fondamentale, perché se altrimenti uno non si diverte non... No, è fatto come qualsiasi altra persona, se non ti diverti in quello che fai, molli a un certo punto e per cui non puoi più andare avanti. Se ti mancano gli stimoli principali, viene meno tutto quanto. E voi vi siete divertiti quest'anno? Eh beh sì, ci siamo parecchio divertiti insomma in quello che abbiamo fatto.